Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale. Io sono Amal e voglio condividere con voi la mia passione per la cosmetica e soprattutto la cosmetica naturale. Nei miei video tutorial cerco di fare maschere, trattamenti per il corpo, per i capelli, per i piedi, per le mani, a base dei prodotti che noi abbiamo tutti a casa. Oggi voglio parlarvi dei nostri adorati piedi, che non li prendiamo tanto in considerazione, soprattutto d'inverno. Adesso che sta arrivando l'estate, dobbiamo curarli un pochettino di più. Per cui ho fatto sia un pedicure che un scrub per i piedi, sia una maschera idratante, idratante. Tra l'altro, ce l'ho ancora su. Voilà! E quindi vi lascio al video tutorial. A dopo! In una bacinella ci metto dell'acqua calda, bicarbonato e limone e metto a riposo i miei piedi, così sono pronti per il trattamento pedicure. Adesso cominciamo con la preparazione, della nostra maschera per i piedi. Io ho scelto tutti questi ingredienti perché sono tutti idratanti, lenitivi per i piedi e per la pelle in generale. Allora, mettiamo un cucchiaio, grande di miele, un cucchiaio di olio di cocco, un cucchiaio di burro di karité. E comunque, se non avete tutti questi ingredienti a casa, non importa, sotto vi scrivo quali sono i prodotti essenziali. Aggiungiamo un pochino di amido di mais, se non amido di riso, in realtà, se non avete l'amido di riso, potete tranquillamente usare l'amido di mais. Credo che tutti ce l'abbiamo a casa. Aggiungo qualche goccia di olio essenziale di eucalipto. E qualche goccia di olio di menta che è rinfrescante, lascia questa sensazione di fresco ai piedi. Aggiungo qualche goccia di olio di mandorle e aggiungiamo qualche goccia di olio di rose. Se non ce l'avete, avete l'olio di rosa moschetta, va benissimo anche quello, che io lo uso abbastanza. E comunque io questi prodotti ce li ho tutti a casa perché li uso anche per altri trattamenti, quindi non è per forza dovete avere tutte queste cose o comprare tutte queste cose, bastano gli ingredienti che abbiamo a casa. Aggiungo qualche goccia di olio d'oliva e qualche goccia di olio di avocado. E qualche goccia di olio di argan, che in Marocco è fondamentale l'olio di argan. Aggiungiamo gel di aloe vera e io ce l'ho in boccetta. Se avete la pianta, potete usare la pianta o quello che avete. E per fine aggiungo qualche goccia di acido ialuronico che io uso come serum anche per il viso. Qualche goccia non fa male. Che curiamo questi piedi poveri, massacrati da noi. Allora, amalgamiamo il tutto bene. Una bella crema, tutto diventa tutto omogeneo. Eccolo, voilà. Andiamo a applicare.
se vi è piaciuto il mio video tutorial, spero che mi mettete un like e iscrivetevi al mio canale. Alla prossima, ciao!